Per il momento di tirare un po' le somme, ha davanti a lei una vincitrice seriale di elezioni amministrative, perché vincono tanto? Stanno governando bene? Beh, non so se sia quella la risposta, perché altrimenti dovrebbe vincere anche il Movimento 5 Stelle, che invece abbiamo visto ha avuto un tracollo. In realtà credo che le valutazioni siano di tipo diverso, sicuramente hanno un consenso alto in questo momento, nessuno lo mette in discussione, ma io credo anche, faccio questa previsione, che questo palloncino del consenso si sgonfierà rapidamente quando emergeranno, purtroppo, e lo dico con dispiacere, i problemi legati alle scelte economiche di questo governo, ovviamente compresa la Lega che fa la parte da leone al governo. Perché il nostro paese è in recessione, perché purtroppo tutti i dati economici sono negativi e quindi c'è una preoccupazione, una sfiducia da parte delle nostre famiglie, da parte dei nostri imprenditori. Faccio fare un passo indietro. Lei dice palloncino del consenso, perché? Beh, perché sicuramente hanno avuto una crescita rapida in questi mesi, però è anche vero che è dettato molto dalla abilità politica anche di Salvini di incrociare dei temi che nell'immediato possono avere un riscontro, ma purtroppo non stanno dando risposte vere a quelli che sono i problemi delle persone, quindi a lungo andare emergono. Stanno facendo un po' la strategia dello struzzo, stanno utilizzando i soldi nostri, di tutti i cittadini, buttandoli via in misure che a mio avviso sono dannose, come il reddito di cittadinanza e quota 100.